c'è, come si sa, una specie di emorragia a Santa Maria, una fuga, come si può dire, di giudici. Come mai, cosa sta succedendo, cosa si può fare per rimediare questa cosa? Ma intanto non c'è una fuga dalla Procura di Santa Maria, c'è un ricambio fisiologico, nel senso che i colleghi che hanno lasciato la Procura di Santa Maria hanno lavorato presso quell'ufficio, presso il mio ufficio, per molti anni conseguendone un'esperienza notevole. Era quindi poi tutte persone, tutti i colleghi di Napoli, quindi si sono trasferiti a Napoli, alla procura di Napoli. Quindi non c'è un'emergenza? No, un attimo, c'è un'emergenza nel senso che l'organico di 26 sostituti si è ridotto a 19, con un carico di lavoro che nel corso degli anni è raddoppiato, quindi siamo in termini di oltre 50.000 fascicoli all'anno. L'incontro di oggi si chiama Essendo Stato. Si sente lo Stato da queste parti, a Caserta e provincia? Ma il lavoro della Procura di Santa Maria è stato orientato proprio in questo senso. Cioè riteniamo che, come dirò, che la legalità è anche fiducia nelle istituzioni. Fiducia nelle istituzioni significa però una dimostrazione di un'azione continua, incisiva. Credibile, quindi, che il cittadino può avvertire. Abbiamo protocolli di indagine in materia finanziaria. Insomma, noi pensiamo che occorre dare anche dei messaggi di efficienza e di professionalità. Questo è quello che il cittadino deve avvertire, e in questo senso credo che con questi risultati credo che possa quindi avere maggiore fiducia nelle istituzioni. L'altro giorno abbiamo fatto degli arresti di usurai e insomma quello che si è detto è che spesso le parti offese non si fanno avanti, proprio le vittime di usura non si fanno avanti proprio perché hanno timore, paura di essere lasciati solo nella loro scelta. Concludendo, nota nella popolazione in senso generale da 30 anni, rispetto a 30 anni fa, un maggiore o un minore senso dello Stato, un maggiore senso della cosa pubblica? Qual è la sua percezione in tal Ma, senso? Diciamo che viviamo anche grandi momenti di contraddizione, dove purtroppo molti segnali negativi vengono anche da parte di alcuni settori che invece dovrebbero essere immuni da queste situazioni e risultati. Credo che insomma la situazione non è che sia peggiorata, chiaramente evolve come evolve l'economia, come evolvolgono tanti costumi. È diversa, ma non è migliore o peggiore. Molte cose sono cambiate, diciamo molte cose sono migliorate, abbiamo un sistema normativo antimafia che è uno dei migliori forse che esista al mondo, credo. Il problema è applicarlo e trovare poi le persone giuste che lo facciano funzionare. Grazie mille.